Rendere più bella la nuova base EMS di Pieve di Cadore e coinvolgere la cittadinanza in questo importante progetto per il territorio. Sono stati premiati giovedì mattina i 10 vincitori del concorso I Soccorsi di Falco, le cui foto andranno ad arredare la nuova casa dell'elicottero. Quando sapevamo che dovevamo inaugurare la base perché ormai i lavori si stavano per completare, ci è venuta l'idea di coinvolgere la cittadinanza, che è molto affettuosa nei confronti dell'elisoccorso, e poi perché effettivamente l'elicottero piace molto, tutti alziamo, no, lo sguardo al cielo quando sentiamo che passa l'elicottero. Allora ci è venuta l'idea di far in modo che i cittadini ci potessero aiutare nell'allestimento della base EMS e quindi nell'arredo della base. Il concorso, promosso sui canali social e sul sito web dell'ULS, si è tenuto dal 17 giugno al 3 luglio ed ha visto l'invio di 168 foto. I cittadini, devo dire che hanno partecipato con molta generosità. Sono arrivate 168 foto, noi abbiamo alla fine istituito una giuria con dei membri dell'ULS, del comune, che ci ha molto aiutato e che ha supportato queste iniziative con il soccorso alpino. Non è stato assolutamente facile scegliere le foto perché erano veramente tutte belle, tutte cariche di emozioni, tutte molto suggestive. E quindi alla fine ci sono stati quattro foto, le prime quattro foto tutte a pari merito. L'iniziativa ha visto la premiazione di Diego Andreon, Alberto Betto, Matteo Bortoletto, Nicola Campo, Claudio Ghizzo, Sandra Sommariva, Alessandro Zardini e si è svolta in collaborazione con il Comune ed i centri diurni di Pieve e con il soccorso alpino Dolomiti Bellunesi. Il Comune di Pieve ha sostenuto questa iniziativa perché l'ha presa subito come un contributo notevole all'intera base EMS di Pieve di Cadore. Un contributo culturale, quindi oltre al tecnologico, oltre al sanitario, oltre a tutto quello che è stato accolto a braccia aperte da parte della gente, della popolazione, dei cadorini, abbiamo intravisto nell'ULS la volontà proprio di lasciare un segno sul piano culturale attraverso queste fotografie che rappresentano un tocco in più, un supplemento a tutta l'operazione SUEM 118, vicinanza alla gente.